motivi di gratitudine nei confronti del Signore. Siamo qui perché il nostro oratorio, la parte nuova, compie 50 anni. 50 anni sono tanti. E possiamo dire che questi 50 anni li porta bene, ha un po' qualche acciacco strutturale, qualche intonaco che cade, però piano piano cercheremo di ridargli la bellezza originale. 50 anni di storia che ci raccontano un passato, un presente e un futuro. 50 anni che ha visto passare bambini, ragazzi, adulti, famiglie, che ha visto uomini e donne investirci in quell'oratorio, in quel luogo, in quella casa. E vorrei ricordare in modo particolare, oggi, in questo inizio di cinquantesimo dell'oratorio, una figura che purtroppo, per motivi di salute, da tanto tempo non è in mezzo a noi, e che è Basilio. E Basilio lo ricordo per 50 anni pensando al passato, quando con gioia ci raccontava che lui con tanti suoi amici andavano a raccogliere la carta, poi nella vecchia casa in fondo al campo c'era una pressa e loro lì che prestavano questo cartone, questa carta, per poterla poi portare nel luogo dove andare e venderla, perché quei soldi servivano per l'oratorio nuovo. Quell'uomo, Basilio, ci dice la gratuità, la capacità di donare tempo. Quando tornava dal lavoro, dopo aver fatto un turno interminabile con il suo camion, lui andava in oratorio. Non pensava a sé, non pensava che aveva diritto al riposo, che aveva diritto a prendersi del tempo, ma sapeva che quel luogo era importante per questa città. E allora, stanco dal lavoro, andava a pressare la carta. Questo passato che ci ricorda la generosità di tanti uomini e di tante donne che hanno fatto la loro parte. Oggi siamo il presente che ha visto passare altra generazione, altri sacerdoti che hanno investito tempo ed energie per questo luogo. Un luogo che è il cuore pulsante della nostra comunità. È il luogo più importante per la comunità e per la città. Ma abbiamo anche un debito nei confronti delle nuove generazioni, che saranno chiamate loro a costruire un futuro, ma noi dobbiamo aprirgli la strada, sapendo donare tempo, energia, come fece Basilio. E forse oggi, dopo la pandemia, siamo diventati tutti pigri. Facciamo tutti fatica a metterci di nuovo in cammino per impegnarci, per donare tempo, energie per gli altri. Ma se non ci impegniamo, se non doniamo energie, rischiamo di non dare un futuro, perché quell'oratorio non è né di Don Giacomo, né di Don Vincenzo, neanche di Don Giuseppe. Ma quel luogo è vostro. E per cui se vogliamo lasciare un futuro, devo chiedermi oggi seriamente cosa sto facendo, che
tempo sto impegnando per questo luogo, per le generazioni nuove. Perché siamo chiamati oggi a cambiare mentalità. Perché l'oratorio di oggi non è più l'oratorio certamente di 50 anni fa. Perché i giovani non sono più come 50 anni fa. Perché assistiamo ogni giorno a continui cambiamenti. Quando io ho iniziato a fare l'oratorio, in una parrocchia della città, certamente era diverso da quello che vive e sta sperimentando Don Giacomo.